7 agosto. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Matteo 6:32. L'ansietà non serve. L'Apostolo Paolo scrisse: combattimenti di fuori, timori di dentro, ma Dio che consola gli afflitti ci consolò con l'arrivo di Tito. Secondo Corinzi 7:5-6. Tu non sei l'unico. Altri stanno affrontando le tue stesse paure. Se denunci le tue ansietà, queste incominciano a perdere la loro efficacia. Ricorda, due valgono più di uno solo. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Ecclesiaste 4:9-10. Condividi i tuoi sentimenti con qualcuno di cui hai fiducia e chiedigli di pregare con te. Soprattutto, affidati completamente nelle mani del Signore. Gesù conclude la sua chiamata alla serenità con questa sfida. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6:32-33. Caro lettore, non caricarti di ansia. Essa non serve a nulla. Deponi ogni tuo peso ai piedi del Signore Gesù. Confida in Lui con tutto il tuo cuore. Lascia che sia Dio a operare secondo la sua volontà e tu sperimenterai la gioia della cura del Padre Celeste.